prima giornata di campionato è già tempo di processi? Purtroppo ci siamo abituati ad Avellino, io penso che non sia assolutamente tempo di processi, di disfattismo, di polemiche. Certo, si vede quel che succede in campo e si può giudicare cosa va, cosa non va, però l'Avellino è ancora una squadra che deve crescere proprio dal punto di vista degli uomini, perché come vediamo questa è una prima quadratura del centrocampo, ma altri centrocampisti sono arrivati strada facendo e non sono ancora in condizione. Quindi penso che ci saranno grosse novità con le settimane a venire. Castelli, perché comunque dire la stagione fallimentare che dello scorso anno, partire così è qualcosa di allucinante. Perché, ripeto, squadra senza idee, senza organizzazione. Poi ci sono state amichevoli precampionato che comunque non è che ti hanno dato un modo di giocare tutto. Sinceramente non si è capito proprio niente. Spero che comunque Castellammare sia la svolta per dimenticare tutto quello che è accaduto contro il Latina. Ora ci aspettiamo che Massimo Rastelli faccia di più e questa squadra ci dia soddisfazione. Anche perché la campagna acquisti è stata importante, quindi ci aspettiamo molto dai giocatori e dall'allenatore. Ma io penso che alla fine non è solo lui, perché in campo vanno anche i giocatori. Bisogna vedere la prima partita, come si usa dire, non è mai il primo. Si può sbagliare, anche le grandi possono steccare, non è questo il problema, oppure da fare un processo per una sconfitta. Poi vediamo, speriamo dalla prossima allora si inizia a tirare le somme. Giusto dare la colpa solo a Rastelli? Sì, secondo me dopo i disastri dell'anno scorso non doveva essere assolutamente riconfermato. Ne stavamo parlando proprio adesso con il mio amico Lello qui al telefono, se vuoi te lo faccio sentire. È un grande tifoso, Lello, allora... Molto più tifoso di me, quindi ne capisce di più. Lello, vai! Lello, dici tutto. Io sono d'accordo al 50% perché non è solo colpa di Rastelli, anche la squadra avrebbe potuto fare molto meglio, anche se era solo la prima partita. Comunque diamo fiducia a Rastelli, speriamo che il futuro vada meglio. Ci vuole un po' di pazienza, altrimenti facciamo i soliti errori di un ambiente che tende o a esaltarsi o a deprimersi nel giro di una settimana.